Perché noi siamo dedicati a noi. Che cazzo ho detto in italiano? Non ha senso. Na 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 na. Non ha senso mai. Venditti, mi fa una pippa. Fare così a noi ce la fa prendere a... Bene. Ah, stiamo già registrando? Bene. Ah, regà, una cosa. Bella ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale. Oggi siamo tornati con un video pazzesco, un video epico, un video... Tanto ragazzi faccio sempre video belli. Comunque dicevamo che oggi siamo qui con questo nuovo quiz online, questo nuovo test. Oggi, pensate, si parla di amore. Pure l'altra volta, però era un tipo diverso di amore. I vaginali devi guardare la vagina, e a meno che non cammina nuda. Ecco appunto, indi per cui, buttiamoci dentro un po' di baglio, direi di partire con l'argomento attuale che è il seguente, ovvero che tipo di ex sei? Io francamente spero di non essere questo tipo di ex. Tra l'altro mi ricorda vagamente Greta Menchi, non so a voi. Con la prima domanda, sei stato con qualcuno un bel po' e tutto sembrava andare alla grande, ma la persona improvvisamente rompe con te. Qual è il tuo primo pensiero? Probabilmente si è innamorato di qualcun altro. Vabbè, mi ero stancato anche io di lui, lei. Non tornerò sui miei passi mai. Quel problema è che non ti ha lasciato, cioè non l'hai lasciata te, ma ti ha lasciato lei o lui. Quindi, cazzo dici? No, comunque allora, la prima e la seconda possono benissimo starci entrambe, perché dipende dalle situazioni. Perché può essere vero che, che ti eri stancato anche tu di lui o di lei, però... In queste situazioni andrei a mettere la prima, perché che poi qua sono sicuro che ci dice, ah no, perfetto, non c'è una giusta una sbagliata. Quindi, incontri per caso il tuo ex con un ragazzo o una ragazza. Come reagisci? Sono contento, finalmente ha trovato un partner. Certo. Fai finta di nulla e flirti con il tuo ex. Lo saluti con il cenno del capo sorridendo e prosegui per la tua strada. C'è una quarta opzione? Hai rotto con il tuo partner 10 minuti fa. Ti ritrovi a togliergli l'amicizia su Facebook, elimini le tue foto e ecce. No, perché ragazzi, voi dovete sapere che io sicuramente sceglierei questa, cioè quando litigate con una persona, la prima cosa è proprio quella di fare, cioè di toglierla da Facebook, ovviamente, no? A letto con lui per l'ultima volta. A guardare film romantici mangiando cibi spazzatura? Nessuno di questi. Allora, andiamo sulla serietà, sulla sobrietà e chiediamo sempre l'aiuto di Nando, che è comunque un mio vecchio amico di infanzia, quindi grazie Nando. Allora, sicuramente non Facebook, c'è cioè una stronzata incredibile. Poi, a letto con lui per l'ultima volta, guardare film romantici, forse nessuno di questi. Perché? Facebook, vabbè, come ho appena detto è una stronzata. A letto con lui io forse non sarei capace, cioè se ho appena rotto con... non ce la posso fare, cioè non sono il tipo io. Quarta domanda, quindi siamo quasi a metà, cioè tra mezza domanda siamo a metà, capito? Quindi stai vedendo qualche persona nuova? Qualcuno sì, ma nulla di serio, voglio andare con calma. No, sono determinato a ritornare insieme al mio ex. Non sto vedendo nessuno, ma sono uscito una volta con una sua amica per farlo ingelosire. Io vado diretto sulla prima perché è una situazione che mi è capitata e quindi ragazzi è importante, no? Riuscire a restare come me. Vedi il tuo ex in una festa, cosa fai? Attenzione, perché dipende anche il tipo di festa e soprattutto se l'hai mollata te, se l'hai mollata tu. Ho detto la stessa cosa. O se ti ha mollato lei. Ma soprattutto in che rapporti vi siete mollati, quindi. Flirti con qualcun altro, ti diverti con i tuoi amici, lo saluti un secondo, esci con lui come se niente fosse, lo eviti come la peste. Allora, dipende appunto, stavo dicendo. Però le mie due alternative sarebbero o ti diverti con i tuoi amici facendo finta di nulla, quindi magari di non accorgertene, tranne se te lo ritrovi davanti, oppure ci provi, chiaramente. Quindi, visto che non c'è quella che... la seconda, insomma, dico ti diverti con i tuoi amici. Ecco, questa è la terz'ultima domanda. Cosa sei più propenso a fare nei giorni successivi alla rottura? Ti senti depresso? Sei irritato, cerchi di andare avanti, trami vendetta, chiedi di rimanere amici.
L'ultima, regà, l'ultima è la peggiore. Ci ha provato la mia ex, però no, non si può fare. Tra mi vendetta neanche, sei irritato forse, cerchi di andare avanti, quello sicuro, però quello che ho vissuto io in prima persona è questo, che voi tra l'altro avete visto anche qualche video fa, però, insomma, buona visione. Come sto? Sto una merda, bro, cioè... Vabbè, bro, tranquillo, cioè, ce ne stanno altre, ne troverai altre, devi stare tranquillo. Guarda, va di uscire, così almeno incontriamo altra gente, altre ragazze, dai, usci. Ma no, non mi va, cioè, non ce la faccio, va veramente malissimo, non ci riesco, penso solo a lei, ora mi ammazzo. Oh, e allora ammazzati. Ma come? Ok ragazzi, questo è il nostro risultato, il nostro riscontro, che è ex no perdi tempo, che per la mia personalità potrebbe anche essere giusto, cioè alla fine voi dovete capire, adesso c'è l'unico discorso serio del video e chiaramente la gente dirà ma tanto non sei capace a farli. È importante metabolizzare quello che è successo, perché comunque se venite mollati, alcuni, mi fa sorridere il fatto che anche alcuni ragazzi che mi seguono recentemente mi hanno scritto in chat dei consigli, cioè poi per niente inerenti, però a me fa piacere che, per carità, mi considerate anche come un amico alla fine, quindi mi chiedete questi consigli eccetera, anche se ripeto, cioè non è che ho un canale su siti di incontri o roba del genere. E quindi vi dico come consiglio che dovete metabolizzare il prima possibile quello che è stato, quindi per carità il famoso è stato bello finché è durato, è così, perché comunque se è stata presa questa decisione sicuramente non potrete tornare indietro, quindi non vi soffermate molto a pensare è stata colpa sua, è stata colpa mia, è stata colpa del cane, quello sicuro, cioè il cane è proprio una merda, cioè non vi fate mai il cane in coppia che poi finisce male. Comunque, per assicurarvi, vi dico che alla fine di ogni rapporto, specialmente se siete stati lasciati, ci starete de merda, sempre, cioè indipendentemente dalle esperienze, da quante volte siete stati lasciati o dall'età, perché comunque rimarrete di merda, sempre, quindi questo so che sicuramente vi darà molta forza per andare avanti, però è così, un periodo poi finisce, mi è capitato anche a me e adesso basta. Quindi signori, così finisce anche questo video, io spero che vi sia piaciuto, spero di averlo montato nel modo migliore come al solito, quindi ne approfitto anche per dirvi che se non avete visto l'ultimo pack potete andarlo a vedere, perché ve lo lascio in descrizione, ma in descrizione trovate anche la playlist con gli altri episodi di questi quiz online test divertenti, e quindi quello che avevamo fatto sul Natale, quello sul dove vorresti vivere e l'ultimo sul sesso, molto simpatico, in compagnia di mio cugino. Detto questo ragazzi, in descrizione avete anche Facebook, Instagram, Mask e tutti i miei social, se non lo siete già iscrivetevi al canale, noi ci becchiamo con i prossimi video e bella regà! I'm covering my ears like a kid.